Inaugurazione dell'aula consiliare di Acquaviva Platani all'onorevole Piersanti Mattarella. È il momento dell'accoglienza qui nell'atrio del comune di Acquaviva Platani, dove arriveranno le illustri personalità. Dobbiamo subito dire che da questa sera l'aula consiliare di Acquaviva Platani si chiamerà Aula Piersanti Mattarella. Ed intanto i rappresentanti dei comuni viciniori vanno prendendo posto in attesa dell'inizio della cerimonia commemorativa. Al tavolo della presidenza, il sindaco Salvatore Caruso, il presidente del Consiglio Comunale e Sua Eccellenza il prefetto di Caltanissetta, come anche c'è l'onorevole, l'assessore regionale, l'onorevole Gianluca Micichè. Se ci fanno passare. Numerosa la rappresentanza dei sindaci del circondario. Signori tutti, buonasera, benvenuti nell'aula consiliare del comune di Acquaviva Platani. Sarò brevissimo perché secondo me è giusto merito chi ha voluto e chi ha voluto organizzare appunto questa cerimonia per l'intitolazione dell'aula consiliare, perché fino a poco tempo fa, quando si convocava il Consiglio Comunale, la convocazione era solo dovuta nell'aula consiliare. La scelta dell'amministrazione comunale, nonché del sindaco Salvatore Caruso, è stata dettata su un personaggio politico, su un personaggio istituzionale, su un personaggio che ha dato purtroppo la vita per noi, penso proprio per tutti noi, per noi cittadini italiani. Quindi do il benvenuto a tutti e immediatamente do la parola al sindaco. Grazie Presidente, io prima di tutto volevo ringraziare tutti gli intervenuti, i sindaci, il colonnello dei Carabinieri Gerardo Petito, il vicequestore Giuseppe Acerro e il capitano Francesco Ori della Guardia di Finanza. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha onorato oggi con la sua presenza a Acquaviva Platani. Per la verità, ne abbiamo parlato diverse volte, ma abbiamo sempre detto che dovevamo creare una situazione per venire e questa è stata, diciamo, la volta buona, anche se il tempo, insomma, in questo momento non è a nostro favore. Io ho preparato un breve saluto e passo a leggerlo. Eccellenza, signor Prefetto, onorevole deputato, colleghi sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine, signor Presidente, cittadini tutti, a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale che rappresento, vi ringrazio a tutti per la presenza di cui ci sentiamo fortemente onorati. Questa sera siamo felici di intitolare l'aula consiliare del nostro comune alla figura di un grande politico che ha fatto della legalità la sua regola di vita, assurgendo a modello per le passate e future generazioni. Ciò per noi è oggi motivo di orgoglio commemorarne la sua figura. La scelta di titolare la nostra aula delle riunioni del Consiglio Comunale all'onorevole Piersanti Mattarella è scaturita dalla volontà di dedicare una sì alta figura il luogo più importante di confronto politico e partecipazione democratica della nostra comunità.
L'onorevole Mattarella è, a nostro modesto avviso, il segno di come le istituzioni devono e possono essere dalla parte della giustizia e del buon governo. Politico che ha pagato un prezzo altissimo per il rispetto della legalità e delle regole, attuando una politica di forte moralizzazione della vita pubblica. Pur essendo consapevole che ciò avrebbe potuto comportare dei gravi rischi per la propria incolumità, entrando in contrasto con molteplici interessi della criminalità mafiosa, che fortemente radicata nella nostra isola lo ha barbaramente assassinato quel maledetto 6 gennaio del 1980. Io ricordo vagamente l'episodio, avevo appena 13 anni, ma la figura ed il nome di Piersanti Mattarella mi ha sempre incuriosito ed appassionato, ed è per questi motivi che sono orgoglioso di averne insieme alla giunta municipale e ai consiglieri comunali, che ringrazio, scelto la sua figura al fine di lasciare indelebile il suo nome e il suo ricordo nel nostro comune. Adesso vi leggerò un breve cenno della biografia di Piersanti Mattarella. Secondogenito di Bernardo Mattarella, uomo politico della Democrazia Cristiana, suo padrino di battesimo fu Pietro Mignosi, con cui il padre aveva un rapporto profondo. Nel 1941 nacque il fratello Sergio Mattarella, che è il nostro presidente, che il 31 gennaio 2015 è stato eletto 12° presidente della Repubblica Italiana. Crebbe con istruzione religiosa, studiando a Roma, a San Leone Magno dei Fratelli Maristi. Dopo l'attività dell'Azione Cattolica si dedicò alla politica della Democrazia Cristiana. Fra i suoi ispiratori fu Giorgio Lapira, avvicinandosi alla corrente politica di Aldo Moro. Divenne assistente ordinario di diritto privato all'Università di Palermo. Aveva due figli, Maria e Bernardo, quest'ultimo dal 2008 deputato all'Assemblea regionale siciliana. Negli anni 60 divenne consigliere comunale di Palermo, eletto nella lista DC, fu eletto nel 1967 deputato all'Assemblea regionale siciliana nel collegio di Palermo, rieletto per due legislature, fu assessore regionale alla presidenza in diversi governi, fu eletto all'ARS presidente della regione siciliana nel 1978 alla guida di una coalizione di centrosinistra con l'appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Nel 1979, dopo una breve crisi politica, formò un secondo governo. Rappresentò una chiara scelta di campo il suo atteggiamento alla conferenza regionale dell'agricoltura tenuta a Villa Igea la prima settimana del febbraio del 79. Il deputato Pio La Torre, presente in quanto responsabile nazionale dell'ufficio agrario del Partito Comunista Italiano, attaccò con furore l'assessorato all'agricoltura, denunciando come centro di corruzione regionale e additando lo stesso assessore come colluso con la delinquenza regionale. Mentre tutti attendevano che il Presidente della Regione difendesse rigorosamente il proprio assessore, Giuseppe Aleppo, sgomentando la sala, Mattarella riconobbe pienamente la necessità di correttezza e legalità della gestione dei contributi agricoli regionali. Un solo periodico sfidando il clima imposto del pubblico e il resoconto, sottolineando come fosse generare lo sconcerto e come fosse comune la percezione che si apriva. Quel giorno a Palermo un confronto che non avrebbe potuto non conoscere eventi drammatici, un senatore comunista e il presidente del Democristiano della regione si erano di fatto esposti a pesanti reazioni della mafia. Il mese successivo comunque Mattarella confermò Aleppo alla guida dell'assessorato. Il procuratore Giancarlo Caselli, in un'intervista a Repubblica nell'agosto del 97, ha affermato che Piersanti Mattarella è un democristiano onesto e coraggioso, ucciso proprio perché è onesto e coraggioso. Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, nel libro Per non morire di mafia, ha scritto che Piersanti Mattarella stava provando a realizzare un nuovo progetto politico amministrativo, un'autentica rivoluzione, la sua politica di radicale moralizzazione della vita pubblica, secondo lo slogan che la Sicilia doveva mostrarsi con le carte in regola. Aveva turbato il sistema degli appalti pubblici con gesti clamorosi mai attuati nell'isola.
questo è un breve cenno sulla vita di Piersanti di Mattarella. Adesso a me premeva pure leggervi alcune persone che sono state invitate e non sono potute venire e hanno mandato i motivi per cui non sono potuto intervenire quest'oggi. Il sovrintendente Caruso della il sovrintendente dei beni culturali di Caltanissetta mi scrive nel ringraziarla per il gentile invito alla cerimonia di intitolazione dell'aula consiliare del comune di Aquileia Platen alla memoria dell'onorevole Piersanti Mattarella. Mi rammarica comunicarle che a causa di impegni istituzionali precedentemente presi non potrò essere presente alla cerimonia. Onorevole Daniela Cardinale, caro Salvatore, sono veramente dispiaciuto di non poter partecipare come avrei voluto all'inaugurazione che terrete oggi della sala consiliare del tuo comune, perché impegni istituzionali inderogabili mi trattengono a Roma. Sarà un piacere per me, appena possibile, chiedere di essere invitata per visitarla. Colgo l'occasione per rinnovarti la mia disponibilità più sincera per cercare di risolvere il problema che vorrei sottopormi. Ti prego di estendere le mie scuse a tutti i partecipanti, a cui va il mio saluto caloroso. Un abbraccio, Daniela Cardinale. Mi ha scritto pure, abbiamo invitato pure i figli dell'onorevole Mattarella, e mi è pervenuta stamattina una nota della figlia Maria. Gentile signor Sindaco Caruso, le scrivo anche a nome di mio fratello Bernardo. Purtroppo oggi non potremo partecipare alla cerimonia di intitolazione dell'aula consiliare del comune di Aquileia Platen al nostro padre Piersanti Mattarella. Nel manifestare il nostro più vivo apprezzamento per l'iniziativa, desideriamo esprimere un grazie sentito a lei personalmente e a tutta l'amministrazione comunale. Riteniamo infatti di fondamentale importanza mantenere vivo il ricordo dei tanti siciliani che con il loro impegno quotidiano e con il loro sacrificio hanno dato un contributo importante al progresso della nostra regione. La invitiamo a porgere i nostri saluti a tutti coloro che interverranno alla cerimonia, con l'auspicio di poterlo incontrare in un'occasione prossima per visitare l'aula consiliare. Per ultimo, leggo pure una nota che mi è stata inviata dal dottore Tona, penso che lo conoscete, diverse volte è venuto qua, lavora presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, è giudice presso la Procura. Scusate, ma io sono... Quindi è magistrato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, benvenuto il sindaco di Mussolini, è consulente della Commissione Nazionale Antimafia. Mi scrive: gentile signor sindaco, gentili amministratori e cittadini di Aquileia Platen, vi ringrazio dell'invito alla manifestazione nella quale intitolerete la vostra aula consigliare alla memoria di Piersanti Mattarella, ma una serie di impegni di lavoro non mi permette di raggiungervi. Mi fa piacere ricordare le belle e partecipate iniziative alle quali ho partecipato in quell'aula, apprezzando lo spirito di sincero impegno civile espresso dai cittadini della vostra comunità. Ma mi voglio unire a voi anche nel ricordo di un uomo che ci aiuta a capire quale sia l'impegno necessario se si ha davvero a cuore il bene della collettività. Piersanti Mattarella era un uomo politico giovane, ma già esperiente, volto e concreto, disponibile e pure intransigente, moderato nelle idee, disponibile nel confronto ma refrattario ai compromessi opachi. Veniva da una famiglia illustre e poteva porre per sé le condizioni di una solida carriera, non solo politica. Poteva essere un uomo di potere, ma non lo fu. A parole era stimato e apprezzato da tutti. Quando il 9 febbraio 1978, a 42 anni, fu eletto presidente della regione siciliana, lo votarono 71 consiglieri su 87, tra applausi e complimenti. Già un anno e mezzo dopo sapeva di essere un uomo solo e confidava al suo capo di gabinetto, che aveva parlato con il ministro dell'interno e che si era convinto che potesse succedere qualcosa di grave. È morto anche per questo, non solo perché ha cercato di
liberare le istituzioni dalla politica dell'oppressione e dei poteri illeciti, ma anche perché in questa opera aveva poco sostegno intorno a sé. Se si fosse preoccupato di mantenere forte il consenso intorno a sé, non sarebbe rimasto solo, ma non avrebbe nemmeno operato secondo i suoi ideali. Egli ha invece mantenuto forti i suoi propositi, i suoi obiettivi, il suo stile e la sua motivazione etica, cose che sono più importanti del consenso e che possono valere una vita. È una bella cosa che attraverso il ricordo di Prestanti Mattarella questo monito stia all'attenzione di chi frequenta un luogo delle istituzioni come la vostra aula consiliare. Ed è per questo che vi auguro una buona riuscita della manifestazione. Giovan Battista Tone. Io ho salutato tutti, ho dimenticato due cose. Uno è grazie a Luca Vescenzo che ci ha portato qua dei gruppi di bambini di musica popolare che a seguire questa manifestazione avremo il piacere di vedere all'auditorium della scuola media che è a 100 metri da qua, lo dico per i sindaci che non è lontanissimo. E poi ho dimenticato l'assessore che ha salutato, mi perdonerà. Quindi saluto anche la dottoressa Vincenzi che stasera da Palermo, malgrado il maltempo, ha lasciato tutto ed è venuto qua da noi, come sempre. Grazie a tutti. Un'ultima cosa mi suggerisce, come avete visto c'è oggi con noi padre Liborio Franzù che ci ha benedetto la targa a noi tutti. E qua lui, anche se è stato invitato a prescindere, voglio dire, non c'è padre Rosario, perché padre Rosario ha un problema al ginocchio e si trova a letto, quindi gli auguriamo anche a lui buona guarigione, sarà per la prossima volta. Grazie a Liborio per essere venuto. Grazie sindaco. L'onorevole Micilie, prego. Venendo qua oggi pomeriggio pensavo che per fortuna per un verso, purtroppo per un altro verso ci ritroviamo in un altro dei nostri comuni di questa bella terra, in un altro dei nostri comuni del Vallone, ad inaugurare un altro luogo simbolo di questi i nostri municipi ad un fratello, ad un figlio, ad un padre di questa nostra terra che non c'è più e che ha perso la vita per la nostra regione, per la nostra terra, per la buona amministrazione, per la legalità. Abbiamo inaugurato a Bonpensiere il centro polivalente, a Milena un'altra struttura pubblica, un campetto sportivo e così via, in tanti altri comuni di questo, di questo comprensorio. Oggi facciamo tappa all'Acquario dove avete deciso di intitolare la massima espressione, il luogo dove tutte le esigenze, tutte le generazioni, i dibattiti, le riflessioni, i pensieri sono nati, sono cresciuti, dove si compiono, dove il Consiglio Comunale, l'aula consigliare, dove chi fa politica come noi, chi amministra le istituzioni, chi sta dentro le istituzioni sa che importanza si danno a questi luoghi. Quindi, dicevo, per un verso, per sfortuna, perché celebriamo l'ennesima intitolazione a un padre della nostra terra che non c'è più, che ci è ancora oggi, nonostante siano passati decenni, ci è da monito, perché ancora ricordiamo ciò che ha fatto, e se oggi siamo noi gli eredi di questa stagione dove la buona amministrazione finalmente inizia a prevalere, perché ci sono stati uomini delle istituzioni come lui che ci hanno dato da monito e che hanno perso la vita per fare buona amministrazione, per lasciare a noi, a questa generazione, una terra forse un po' migliore. Stagione difficile, anche la nostra sotto visioni diverse, oggi non si spara più sulle pallottole ai politici e agli amministratori, per fortuna in questa fase si spara però con altre cose, si spara con altre armi, quindi stagione altrettanto difficile, ma comunque il
lato positivo, che io guardo anche il lato positivo, quindi questo, come dicevo, purtroppo anche per fortuna, che ancora oggi ci siete amministratori che state in frontiera, tu sindaco sono di questi che sta in frontiera, oggi hai il sostegno di tutti, i tuoi colleghi sindaci di questo comprensorio, delle forze dell'ordine, le sue massime espressioni, Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, per il suo tramite tutto lo Stato che oggi viene a darti sostegno, viene a darti testimonianze di vicinanza a te, alla tua comunità, a tutto questo comprensorio che vive un momento difficile, ma continua ad andare avanti con grande coraggio e guarda sempre in proiezione futura. L'introduzione oggi di questa aula consiliare al Presidente Mattarella ne è l'esempio anche del modo in cui guardate all'amministrazione, non soltanto al bene comune materiale, nella trasparenza e nella quotidianità dei vostri atti, ma anche nei simboli che date alla vostra comunità, nei simboli che date alle future generazioni. Guarda quei ragazzi che neanche sanno chi è il Presidente di Mattarella, magari lo sapranno fra qualche anno, oggi lo sentono dire, lo sentono gli insegnanti, magari chi è più grande lo legge nei libri di storia, fra qualche anno capiranno chi è stato Piazzale di Mattarella per tutti noi che oggi siamo classe dirigente, e magari se qualcuno di loro diventerà consigliere comunale, partirà questa aula, diventerà assessore, diventerà sindaco, e quando guarderà quella targa fuori e conoscerà la storia perché l'ha studiata, perché i genitori, gli insegnanti, noi gliel'abbiamo raccontata, e le amministrazioni come voi lasciano quel segno, magari si ricorderanno che il bene comune che hanno ereditato, che devono amministrare come se fosse casa propria, perché finalmente iniziamo a creare generazioni di amministratori che amministrano come se fosse casa propria le comunità, e voi ne siete un esempio, e perché ci sono stati uomini come Mattarella che hanno perso la vita, ma poi uomini come quelli di oggi governa queste amministrazioni che si ricordano e riconoscono il risultato della storia che è sotto gli occhi di tutti. Quindi io oggi lo faccio a nome, come amico personale, ma anche a nome dell'istituzione che rappresento, di ringraziare te, la tua amministrazione, i consiglieri tutti, per aver fatto questa scelta che ancora oggi conferma che si guarda anche molto oltre che alla sostanza della quotidianità di tutti i giorni. Voi siete amministratori che ogni mattina ci rimettete di tasca, come tutti quelli che sono qua per amministrare le vostre comunità, e che date i segnali, cioè, alle generazioni a venire, come oggi, come leggo io oggi questa intitolazione dell'aula consigliare al Presidente Mattarella. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie onorevole vicepresidente. Ora do la parola nell'aula consigliare al Presidente Mattarella, a Sua Eccellenza, la dottoressa Maria Teresa Cucinotti. Grazie a tutti. Un saluto al sindaco, a tutta l'amministrazione comunale, all'assessore regionale, all'assessore di Cichè, che deve essere sempre attento al territorio, devo dire, e facciamo e conduciamo lotte quotidiane anche assieme, alle forze dell'ordine, agli altri sindaci, a tutti gli intervenuti. Mi fa piacere che l'aula sia così piena. L'evento è particolarmente significativo, perché l'intitolazione non è una cosa banale o una cosa, e noi non la vogliamo in questi termini, credo che non l'abbia voluto neanche il sindaco, ma è un evento significativo perché la figura di Piazzanti Mattarella è una figura di un uomo straordinario che è stata veramente, devo dire, tracciata in maniera mirabile dal dottore Tona nella nota che ci ha detto poco fa. Noi abbiamo celebrato qualche giorno fa la giornata della memoria. La giornata della memoria ricordava l'olocausto degli ebrei, altro evento terrificante che noi celebriamo ogni anno per volere non solo del nostro Stato, diciamo, perché appunto lo ha inserito tra le cerimonie da effettuare ogni anno, ma anche le altre organizzazioni internazionali, europee e anche internazionali. E la giornata della memoria che celebra l'olocausto ha un significato, ma perché la memoria non deve essere una cosa vuota, ma deve essere anche una memoria come conoscenza. Quindi
Quindi quello che noi tramandiamo è la conoscenza che nel nostro territorio, nella nostra regione, purtroppo dico nella regione Sicilia, annovera tanti martiri che noi comunque celebriamo anche loro alle varie scadenze, purtroppo dei vari eccidi che ci sono stati. Pier Santi Mattarella diciamo che si differenzia perché era un amministratore ed era un antesignano. Negli anni Ottanta erano ancora gli anni della guerra di mafia in cui si sparava con molta facilità e in cui hanno perso la vita non solo appunto i magistrati a cui abbiamo e dobbiamo una riconoscenza senza pari, perché se noi ora siamo qua e intitoliamo aule o intitoliamo scuole o strade o altro, dobbiamo anche per il sacrificio che quest'uomo, il sacrificio reale e il martirio che hanno subito questi nostri diciamo conterranei, soprattutto in particolare, ma anche non io, siccome sono un prefetto voglio ricordare anche la figura del prefetto Carlalberto Dalla Chiesa, che diciamo è partito da Torino, da Roma ed è venuto a Palermo in un momento difficilissimo, altro momento difficilissimo che sta vivendo la città e quella parte della Sicilia in particolare. E veramente senza sprezzo del pericolo ha vissuto 100 giorni a Palermo, 100 giorni che gli sono stati fatali, perché il contrapporsi ai sistemi malavitosi, diciamo soprattutto in quel periodo, sicuramente non faceva bene alla salute, diciamo così, volendo diciamo fare utilizzare una terminologia così un po' esagerata proprio per dare un segnale. Quindi noi ora viviamo una stagione da questo punto di vista che è stata costellata da successi alle forze dell'ordine che hanno smantellato per certi versi Cosa Nostra, anche se non è stata ancora sconfitta del tutto, ma sono stati ottenuti risultati straordinari che solo negli anni Ottanta erano impensabili. Era impensabile che qualcuno si ribellasse, era impensabile che qualcuno collaborasse anche con la magistratura per sconfiggere proprio la malavita, per attivare un cambiamento radicale anche nella gestione della cosa pubblica, perché diciamo a parte, ripeto, i magistrati ci sono stati grossi esponenti, ricordiamo Pio La Torre, un altro veramente grande che è stato diciamo che ha visto sacrificata la propria vita proprio per l'affermazione di quello che era un ideale che portava avanti, l'ideale di legalità, ma non in senso vuoto, ma nel senso concreto del termine. E noi dobbiamo tanto, perché è cambiata la legislazione, noi abbiamo adesso molti altri strumenti che ci consentono anche, diciamo, nella quotidianità, nello svolgimento anche delle attività amministrative, che possono sembrare cose da poco ma che non sono da poco, possiamo contrapporci al malaffare e lo facciamo con volontà ogni giorno, e questa spero che insomma sia anche una testimonianza della volontà di proseguire in questo cammino della legalità, perseguendo proprio diciamo quelli che sono, perseguendo il malaffare, ma volendo far un'amministrazione anche trasparente e corretta. Abbiamo altri esempi che in questo momento si stanno contrapponendo, esempi negativi alla mafia, la corruzione per ora dilagante, diciamo a tutti i livelli, le amministrazioni comunali, lo Stato, l'amministrazione regionale, siamo tutti impegnati anche sul fronte della corruzione che spesso diciamo si è anche intrecciata con la mafia, purtroppo, o non chiamiamola solo mafia, ma chiamiamolo il fenomeno proprio delle organizzazioni diciamo criminali in generale, perché voi sapete che hanno tante sfaccettature. E quindi è un cammino che non si può fermare mai, che non si deve fermare mai. Quindi è una memoria che è conoscenza, che noi dobbiamo assolutamente tramandare, avere sempre davanti, perché non lo dobbiamo mai dimenticare, e che ci deve essere da monito perché quegli episodi, queste situazioni non si ripetano più nei termini che purtroppo abbiamo vissuto anche noi da vicino.
ma che si, ognuno di noi si faccia paladino della legalità nel proprio quotidiano, perché la lotta alla legalità erroneamente fino a qualche tempo fa si pensava che la facessero le forze dell'ordine, i magistrati, perché appunto hanno come interesse, come scopo preminente della loro attività quella di combattere la malavita. Ma in realtà il malaffare si combatte quotidianamente agendo nella legalità. Quindi io dico, voglio lasciare solo questa piccola indicazione di dire che ognuno di noi continua a fare il proprio dovere in maniera corretta, senza scorciatoie, senza altre deviazioni, e questo porterà a un miglioramento di tutti noi, di tutta la nostra regione, che purtroppo ancora sconta, ripeto, anche se sono stati fatti molti passi avanti, sconta ancora tanto di negativo che dobbiamo assolutamente ognuno di noi impegnarci per sconfiggere. Quindi sono contenta, rivolgo il mio applauso al sindaco per questa bella iniziativa, perché il nome di Pier Santi Mattarella è uno dei più importanti che ha la nostra Sicilia a livello proprio mondiale, e veramente auguro a tutti voi ogni migliore fortuna anche nei termini di superamento di questo momento difficile che sta vivendo non solo questa provincia, ma in generale la Sicilia, l'Italia e l'Europa intera. Io dico che è un momento buio, perché ci sono tanti aspetti che ancora diciamo non sono favorevoli, e che portano anzi ai cosiddetti corsi e ricorsi storici, che speriamo non si verifichino mai, le intolleranze, le intemperanze, la distruttività che notiamo anche in certi governi che diciamo vogliono demolire ciò che faticosamente è stato creato negli anni. Parlo dell'Europa, parlo di altre organizzazioni internazionali, per ora se ne sentono di tutti i colori. Speriamo appunto che il nostro futuro sia migliore e superiamo questo momento di grande difficoltà. Grazie a tutti. Allora, adesso passiamo, abbiamo preparato qualcosa da mangiare agli ospiti. Un'altra cosa dimenticata, volevo salutare il signor Beniamino Meloni, che è il presidente nazionale dell'Unione Folclorica Italiana, che viene dalla Sardegna, se non ho capito male, e che segue i ragazzi che fra un po' ci faranno divertire. Eccellenza, noi abbiamo pensato oltre di omaggiarlo con un mazzo di fiori. E poi abbiamo preparato delle cose, dei piatti che daremo al prefetto e ai comandanti delle forze dell'ordine, che sono stati dei libri su Acquaviva. Volevo solo dire due parole, scusate, sono dei piatti che hanno fatto i ragazzi di Casa Rosetta, ci hanno altra realtà straordinaria. Eccellenza, noi abbiamo pensato di il nostro. Pietro, abbiamo scritto con la consigliare per Santi Mattarella, non per fare del 2017, quindi abbiamo anche fatto fare un quadro che vedete entrando alla vostra destra, dietro Luca, l'originale l'abbiamo già appeso, poi abbiamo fatto delle copie che daremo come ringraziamento ai colleghi sindaci e a tutti quanti che siete venuti oggi ad onorarci con la vostra presenza. Comandante, all'onorevole Gianfarto. Sì,
Vice sindaco, avvocato Castellano, consegna la targa al rappresentante del Giappone. Assessore Castiglione, prego. Anche loro hanno un piccolo pensiero. Grazie, onorato. Grazie. E come si può notare, è il momento della consegna delle targhe ai gruppi. Il gruppo della Sardegna, prego, l'assessore Castiglione consegnerà la targa. Tiratevi di là, facciamo la foto prima. E a consegnare le targhe evidentemente sono gli assessori comunali, il gruppo della Sardegna in questo momento. Comune di Sesto. Grazie, arrivano i saluti del sindaco di Sesto. Francesco, Laria, Martina e Giacomo. Grazie. Salutate il vostro sindaco. Abbiamo un altro pensierino. Questo lo diamo all'eccellenza. Grazie. Vi
Assessore Mullo, prego, si avvicini. Il gruppo della Russia, prego. Ostessia. Ed ora è il momento del gruppo della Russia. Consegna la targa all'assessore Mullo. La bambina che gira là. Ok. Grazie, sindaco. I ragazzi ci consegnano un ricordo, grazie. Prendetevi la targa. Grazie, thank you. Allora, i nostri del paese, qui vicino Campofranco, sì, applauso. Sì, consegna la targa all'assessore Caruso. Due. Abbiamo il piacere di avere... Grazie. La targa al gruppo di Campofranco. Ciao, grazie. Adesso c'è un rinfresco prima di andare giù al piano di sotto, quindi scendete con calma sotto. E poi concludiamo con l'inno. Se mi alzo ci passiamo. E la cerimonia dell'intitolazione dell'aula consiliare del comune di Acquaviva Platani si conclude con l'inno nazionale. Aula consiliare Pier Santi Mattarella al comune di Acquaviva Platani. È appena terminata la cerimonia dell'intitolazione dell'aula consiliare all'onorevole Pier Santi Mattarella, assessore Castiglione. Dopo questa cerimonia cosa può dire? Buonasera a tutti, io mi ritengo veramente molto soddisfatta della riuscita di questa manifestazione che è stata accolta dai nostri cittadini ma anche da tutti i nostri ospiti in una maniera veramente entusiasta. Abbiamo avuto ospiti importanti come ho visto e ognuno di loro ha veramente sentito questa partecipazione. Pier Santi Mattarella, lei lo sa meglio di me, era un uomo integerrimo, onesto, che si è sacrificato per la nostra Sicilia.
Gli ospiti che abbiamo avuto questa sera abbiamo omaggiato agli ospiti che abbiamo avuto questa sera dei piatti fatti dai ragazzi di Casa Famiglia Rosetta. In ognuno di questi piatti c'era rappresentato lo stemma del nostro comune e nella parte posteriore la data è appunto l'aula consiliare per Sante Mattarella, proprio in ricordo di questa bellissima giornata. Inoltre il nostro ospite, il nostro grande ospite è stato anche il prefetto, la dottoressa, che ci ha omaggiato della sua presenza. Vice sindaco Castellana, è terminata la cerimonia dell'intitolazione dell'aula consiliare all'onorevole Piersanti Mattarella. Il suo pensiero? Sono molto soddisfatto di come è riuscita la manifestazione, in quanto è stata ampiamente partecipata. Abbiamo avuto l'onore di avere Sua Eccellenza il Prefetto, la deputazione, nonché numerosi sindaci dei paesi limitrofi, e questo ci fa un grande onore. L'intitolazione a Piersanti Mattarella nasce. È stata una decisione unanime da parte di tutta l'amministrazione, in quanto abbiamo individuato in questa personalità una figura di politico che ha lottato contro la mafia e che ha portato avanti una politica a servizio della collettività.